Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Io sono Susi e ci tengo a ringraziare davvero di cuore tutti coloro che si sono iscritti e che hanno perso un po' del loro tempo per visualizzare il mio video. Se non l'avete ancora visto, vi lascio qui da qualche parte, cercherò di trovare la soluzione e per farvi andare al video precedente. Per chi ancora non si fosse iscritto, invito a farlo e a lasciarmi un like di supporto per farmi crescere. Bene, ma passiamo al video di oggi. Questo sarà una specie di tutorial fai da te di make-up, una delle mie più grandi passioni. E spero che non ridiscano troppo a dire «Oh mio Dio, manca questo! Oh mio Dio, ma che fa?» Beh, sono un'autodidatta e sto guardando un sacco di video, ragazze bravissime, e cerco di carpire i trucchetti, un po' come imparare tante cose, perché questo mondo mi piace tantissimo. Che dirvi? Spero vi piaccia e buona visione! Oggi la vostra faccia non vi piace? Un ospite di troppo? Ho io la soluzione che fa per voi. Il trucco fa miracoli. Iniziamo! Come base viso uso Lumi Magique di L'Oréal. Ne metto giusto un po' fronte, mento, guance e naso. E poi lo spargo per tutto il viso. Prima di applicare l'ombretto, vado ad utilizzare il Wonder Cover di Pupa, un correttore dice a copertura assoluta. Utilizzo delle comode lunette adesive per creare una linea guida prima di applicare gli ombretti. Ho deciso che per questo trucco utilizzerò la palette Cranberries and Chocolate della Makeup Revolution. Il primo colore che decido di applicare è Wine. Ora con un pennellino a setole piatte, pulito chiaramente, vado ad utilizzare il secondo colore e questo è Divine, sempre della stessa palette. Come terzo e ultimo colore vado ad applicare il Tasteful con un pennello a lingua di gatto. Con un pennellino a punta tonda vado ad utilizzare di nuovo Wine nella piega. E ora sfumiamo tutto. E come eyeliner
utilizzo il Blackbuster Superliner di L'Oréal con la punta doppia. Per essere più precisa, utilizzo il Precision Eyeliner di Debbie. Nella rima infracigliare utilizzo la High Designer di L'Oréal, la 413 Black. Sotto le ciglia inferiori utilizzo sempre Wine con un pennello da sfumatura. Ecco un arnese infernale. No, scherzo, il piegaciglia. Come mascara utilizzo il Vertige Volume di Yves Rocher con uno scovolino abbastanza doppio. Riprendo la matita nera per metterla all'interno dell'occhio. Per illuminare l'arcata sopraccigliare e l'interno dell'occhio, utilizzo Gratification con un pennello a setole piatte. I famosi ospiti indesiderati e i vari rossori li contrastiamo con un correttore di colore verde. Io utilizzo il 24 ore Perfect di Deborah in stick. Per questo make-up desidero un effetto ad alta coprenza e utilizzo il Derma Blend della Vichy 15 Opal. Ne metto veramente pochissimo. Riprendo il correttore Wonder Cover di Pupa 001. Ora applico la Stay Matte Long Lasting Powder di Rimmel nella colorazione 001. E ora passiamo alle labbra. Decido di fare tre alternative. La prima è Lip Liner Lacquée di L'Oréal nella colorazione 110 Dracula Blood.
Che dite? Mi piace? Come seconda alternativa uso il Lip Paint Lacquer di L'Oreal nella colorazione 111 Purple. Secondo look terminato. La terza alternativa è con Lip Paint Matte nella colorazione 208 Off-White. E per avere un effetto shine utilizzo il lip gloss trasparente. Tutorial terminato. Alla prossima!